È dedicata a Luca Signorelli nel 500° della morte la Lancia d'Oro della 143esima edizione della Giostra del Saracino che si correrà sabato 17 giugno. Anniversario importantissimo e per la ricorrenza storica e per la figura di Luca Signorelli, uno dei massimi, diciamo, la massima espressione, una delle massime espressioni del Rinascimento, che è, lo troviamo in tutti i musei del mondo, cortonese, quindi della nostra terra. E non potevamo non dare questa intitolazione. La Lancia è opera di un artista contemporaneo che esporrà in Fortezza dal 24 di giugno fino a ottobre, Sean Shannon, che è un informale, lo si vede da come lui ha interpretato i colori di Luca Signorelli, questo va detto, e le forme che ha dato alla Lancia, ovviamente insieme al maestro Conti, che l'ha rifinita con elementi più tipicamente espressionistici. Non era facilissimo interpretare un disegno così astratto, e io devo dire, ho pensato di mettere queste figure ben riconoscibili dal punto di vista scultoreo, prima soprattutto pittorico, dove io l'ho realizzato in scultura, l'autoritratto di Luca Signorelli, il re Davide che abbiamo qui al nostro museo, anche quello rappresentato in scultura, e sopra vediamo questa figura in volo con questo diavoletto, con questa donna, e la figura nuda che scende. Ecco, questo è stato quanto io ho pensato e ho realizzato. Ed è stato anche ufficializzato, a conclusione della riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, il nuovo luogo della consegna della Lancia d'Oro, che nel segno della tradizione tornerà nel cuore di Piazza Grande. Il sindaco consegnerà nelle mani del rettore del quartiere vincitore la Lancia sul palco dell'Araldo. Dove la Lancia si troverà fin dall'inizio della giostra, quindi al termine del nostro Terra d'Arezzo, verrà portata lì come prima verrà portata in Tribuna A, e come per diversi anni è stata portata verso il terrazzo di Piazza Vasari. Ecco, qui verrà portata in questo portabandiera che verrà installato su quel piccolo scranno, dove rimarrà presidiata dai fanti, dai valletti di Signorelli, e dove io mi recherò in abiti civili stavolta insieme al rettore Vincente, attraversando la Lizza a fine giostra per consegnarla al quartiere Vincente. La consegna della Lancia torna quindi in piazza.